non ci sono stati distacchi minimi, il Valle si appresta a vincere, anche a stravincere, è una festa di popolo qua a Porto Santo Stefano, molti sono in acqua a festeggiare, molti stanno sventolando i vessilli biancocelesti, così come li sta sventolando il timoniere Stefano Guzzon. E allora, amici telespettatori, anche voi da casa, tutti in piedi ad applaudire il Valle, anzi saliamo sui tavoli e con i tacchi facciamo sentire il nostro rumore, perché il cielo mai come stasera si dipinge di bianco celeste a Porto Santo Stefano. Stasera non verrà mai notte a Porto Santo Stefano, il cielo resterà bianco celeste per tutta la notte, perché dopo 4 anni il Rione Valle torna a vincere il Palio Marinaro dell'Argentario. Non accadeva dal 2005, vince in questo istante, Valle campione, Valle campione, Valle che scrive il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione. Nel 2009 il Palio Marinaro e l'Argentario è stato vinto dal Valle, guardate che festa, hanno vinto, anzi hanno stravinto il timoniere Stefano Guzzon, il primo reme Gabriele Solari, il secondo reme Nico Galatolo, il terzo reme Gabriele Rossi, il quarto reme Marco Berogna e poi un saluto al capitano Pietro Minutolo, il Guzzo di Beccio oramai è affondato, ricordiamo l'ordine d'arrivo, primo Valle, seconda Croce, terza Fortezza, ma vogliamo seguire in diretta questi ultimi metri della 69esima edizione del Palio Marinaro e l'Argentario, il Palio 2010, è già festa in acqua, è già festa in acqua, e gentili telespettatori che ci state seguendo da casa, da ogni parte del mondo, è già in piedi sul proprio Guzzo Corrado Fanciulli, che si fa il segno della croce e alza lo standard dai colori bianco, rosso e blu. Ha vinto la Pinarella, ha vinto la Pinarella, calici al cielo, calici al cielo per la Pinarella, bianco, rosso e blu. Complimenti a Paolo Bracci, perché vieni Paolo, vieni, dopo 12 anni lunghissimi la Pinarella può festeggiare ed il Guzzo Scirocco può essere affondato e può essere fatto il bagno più bello che ci si ricordi da 12 anni a questa parte per la Pinarella, questo è il bagno più bello. Paolo, stai piangendo, Paolo Bracci, stai piangendo, abbracciato da Lorenzo Bracci, da Elio Loffredo, davvero complimenti, complimenti, possono volare i tappi di spumante, si può stare in acqua quanto si vuole, questo è il bagno più bello, questo è il bagno più bello, che da 12 lunghissimi interminabili anni, mai visto un arrivo del genere, mai visto un arrivo del genere. Qualcosa di simile non era neanche immaginabile. La realtà supera la concretezza. La realtà supera la fantasia. Mai visto un arrivo del genere. Mai visto un arrivo del genere. È una cosa indimenticabile. Stiamo assistendo a un arrivo che resterà nella storia. Questo palio resta nella storia. Croce e Pinarella. Vince la Croce, 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 la Croce, dopo 11 anni, dopo 11 anni, dopo 11 anni, indimenticabile, Cristiano Anichini ha vinto la Croce, ha vinto la Croce all'ultimo metro, all'ultimo metro, ha vinto per un centimetro, per un millimetro, Cristiano Anichini, e tutti in acqua, tutti in acqua. Non avrei mai immaginato di assistere ad un arrivo del genere, con la croce che beffa la Pinarella all'ultimo centimetro, all'ultimo metro. Cristiano, Cristiano Anichini sta piangendo, era 11 anni, 11 anni che la croce attendeva questo momento, ma davvero attendiamo l'ufficialità, sta festeggiando la croce è passata per prima. La Fortezza torna a vincere il Palio Marinaro dell'Argentario, non gli riusciva dal 2008, 4 anni di attesa, dopo 4 anni la Fortezza torna e il comune tornerà a dipingerci di giallo, rosso e verde. Prego Raul. Mi piacciono i multipli. È vero, e questa è la linea d'arrivo, ancora una piccola fatica, ma è una fatica che a questo punto ha un retrogusto piacevole,
dolce, accompagnata dal sorriso della vittoria. Gentili telespettatori, segno della croce per Fiorenzo Visconti. E la Fortezza è campione, incredibile, incredibile, incredibile quanto siano forti questi campioni. La Fortezza vince il Palio Marinaro e l'Argentario del 2012, e sono fantastici, straordinari, incredibili, insuperabili. Ma festeggia anche il Valle, festeggia anche il Valle, che contro ogni pronostico va a prendersi il secondo posto. È stato un Palio fantastico, meraviglioso, meraviglioso, null'altro da raccontare, se non che stasera il comune di Monte Argentario si dipingerà di giallo, rosso e verde, ma con questo tramonto che già profuma di storia e ci ha raccontato l'alba di una nuova era, di una nuova era del Palio Marinaro e l'Argentario. Anche il cielo al suo tramonto avrà tinteggiature di giallo, rosso e verde, i colori della Fortezza.